Yabadu, ah, ehi, e allora, spero tu stia bene, complimenti per quello che stai facendo, nonostante le cose, in questo video, come leggete dal titolo, racconto, che, i server, quindi parliamo proprio di informatica sostenibile, in un data center possono, e devono soprattutto dichiarare che tipo di energia stanno utilizzando. Quindi, se tutti i data center di tutto il mondo utilizzassero un'energia rinnovabile, come ad esempio l'energia solare, certo che sarebbe sicuramente un mondo più sano. Come io dico sempre, la relazione che ne consegue da poche emissioni di gas serra, chi che sia, ne consegue che abbiamo poi un cibo migliore sulle nostre tavole perché il terreno è meno inquinato, l'atmosfera del nostro pianeta è meno inquinata e quindi con poche emissioni, soprattutto del 40% che proviene all'incirca, poi non me ne vogliate male, dai server di tutto il pianeta, se si limitasse questa cosa, si producesse solare per poter alimentare questi server, certo sarebbe bellissimo. Io lancio la palla a tutti quanti voi, penso che iscriversi sia una cosa che se volete lo potete fare, che condividere sia anche una cosa bella e commentare, mettere like o dislike, mi piacciono anche le critiche. Mi piacciono anche gli insulti, se qualcuno vuole insultare sotto il mio video è libero di insultare perché mi piace anche vedere che cosa pensa la gente di questi video, di questi messaggi. Quindi che dire, sicuramente i data center devono dichiarare quali sono le fonti di energia per cui utilizzano per alimentare i server. Il video finisce qui, io vi ringrazio per aver visto questo video, è chiaramente un messaggio come voi sapete e ci vediamo al prossimo video, alla prossima, Yabadu, a presto!